Prendendo esempio d'arte medievale, la Razzo di Bayeux racconta eventi che ebbero luogo in Inghilterra e in Francia tra il 1064 e il 1066, eventi che portarono all'invasione normanna e alla conquista dell'Inghilterra. Ancora oggi è considerato una delle testimonianze storiche più importanti della vittoria di Guglielmo, duca di Normandia, sull'anglosassone Harold, conte di Wessex. La Razzo però ci fornisce una versione della storia che non convince proprio tutti gli storici, dato che sembra giustificare le rivendicazioni di Guglielmo il Conquistatore. La Razzo appare come un grandissimo fumetto, lungo 70 metri e alto 50 centimetri. In realtà non si tratta di una razzo, ma di un tessuto ricamato, dato che le immagini sono proprio cucite su un supporto di lino. Secondo molti fu commissionato da Oddone, vescovo di Bayeux, intorno al 1070 e si pensa che l'ideatore sia stato Scotland, abate del monastero di Sant'Agostino a Canterbury, nel Kent. La prima parte dell'opera raffigura la cattura di Harold da parte di un nobile normanno, in seguito a un naufragio al largo della costa francese. Riscattato da Guglielmo, il cavaliere giura di sposare sua figlia, rafforzando i diritti del conquistatore sulla corona inglese. Quando Harold fa ritorno in Inghilterra e viene incoronato re, i normanni ritengono violato il giuramento di matrimonio. Inizia quindi l'invasione che culmina nella battaglia di Hastings e nella morte di Harold. L'ultimo pannello, perduto, della Razzo, secondo alcuni raffigurava l'incoronazione di Guglielmo, chiarendo il messaggio dell'opera come Guglielmo è il re legittimo d'Inghilterra, Harold uno spergiuro. Nonostante le varie interpretazioni della Razzo di Bayeux, possiamo affermare con sicurezza che si tratti di un documento storico dal valore inestimabile, unica testimonianza visiva della battaglia di Hastings e fonte di informazioni su alcuni aspetti della vita del Medioevo, come l'abbigliamento, l'agricoltura, le armi, gli uomini, gli animali e gli edifici. Si tratta inoltre di un capolavoro artistico dell'arte anglosassone del ricamo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!